Buonasera, mi sentite? Benissimo, allora stiamo iniziando la trasmissione del seminario Giovani e Lavoro, strumenti per la transizione. Questo seminario è stato organizzato da Crossing Club, il think tank senza fini di lucro, nato per iniziativa di Lorenzo Betti, amministratore di TRIM, in collaborazione con l'Istituto DIRPOLIS della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Io sono Carla Fronteddu, manager del think tank. Prima di iniziare i lavori, vorrei passare la parola al dottor Lorenzo Betti e Alberto Pirni, tra i fondatori del think tank, per i saluti di apertura. Quindi chiedo alla regia di attivare le altre due telecamere. Buonasera Lorenzo, prego. Buonasera Carla e grazie a tutti. Buonasera Alberto, ben trovato. Buonasera a voi. Eccoci, giusto due parole innanzitutto di ringraziamento sia a Carla che ai colleghi di CrossFit Club e ai partecipanti di questo incontro, in cui vabbè, ormai non si può dire che sia una nuova modalità, ma una modalità ricorrente, questa digitale, però mancando anche, diciamo così, il confronto diretto. Vi saluto senza vedervi. Ma allora, diciamo, la giornata di oggi fa parte di un percorso che come CrossFit Club abbiamo deciso di intraprendere. CrossFit Club, per chi non ci conosce, che non ha avuto modo già di partecipare a nostri altri eventi, è un contenitore, un luogo di dibattito tra il mondo dell'impresa, della finanza e dell'accademia, che in qualche maniera vuole stimolare, anzi vorrebbe essere parte di una progettualità che contribuisce in qualche modo a uno sviluppo sociale positivo e relativamente effettivamente a temi socio-economici. Nell'ambito di questo abbiamo avviato un percorso di confronto sul tema della mobilità sociale, ovvero poter dare l'opportunità a giovani provenienti da diverse classi sociali, anzi diciamo indipendentemente dalla provenienza di classi sociali, delle opportunità di crescita legate, associate al proprio merito e in qualche maniera elidendo quelli che sono invece gli impatti che in qualche maniera possono agevolare o non agevolare chi ha una provenienza da categorie sociali di un certo tipo piuttosto che di un altro. Per cui l'obiettivo è proprio quello di analizzare insieme i diversi momenti della crescita, in questo caso di giovani, che partono da un percorso scolastico fino a rientrare nel mondo del lavoro per poi iniziare la propria attività professionale, ecco, e che questo possa avvenire in una maniera la più oggettiva possibile sulle qualità dell'individuo. Siamo occupati in una prima indagine, in un primo dibattito sul tema proprio della parte della scelta formativa. Oggi ci occupiamo invece di una fase successiva, proprio volendo immaginare una sorta di cronologia della crescita anagrafica di un giovane, ovvero dal momento in cui inizio a terminare un percorso di studi, mi avvicino sempre di più al mio avvio professionale, per cui devo discutere, condividere, conoscere a priori quelle che sono le potenzialità che vengono offerte dal mercato del lavoro, collegate a quelle che sono le mie attitudini, quelli che sono i miei interessi, e poter orientare, diciamo, senza pregiudizio di origine sociale, di indirizzi che magari arrivano da situazioni economiche più o meno vantaggiose, ecco, poter permettere che ci sia l'individuo al centro e continui un suo percorso, valorizzando al massimo quelli che sono i propri elementi distintivi, le proprie passioni, le proprie attitudini, facendo forse anche i conti con quello che poi il mercato del lavoro effettivamente è. Ma diciamo una combinazione tra reali aspirazioni e attitudini con reali opportunità deve essere comunque una scelta consapevole e non una scelta già incanalata perché ho la fortuna o non la non fortuna di arrivare da determinati contesti sociali. Questo appunto è l'argomento di oggi, sempre interessante, sempre stimolante. Invito veramente tutti i colleghi ai quali ringrazio che partecipano oggi e ringrazio volutamente alla fine del mio intervento, perché lascerei prima la parola ad Alberto, ma poi loro la parola, ad esprimere assolutamente
con la maggior sincerità e anche lessicamente, nella maniera più diretta possibile, quelle che sono le diverse opinioni, per poi dare alla fine luogo a un breve dibattito che, come nelle occasioni precedenti, effettivamente ha fatto emergere punti di vista differenti e per cui da proprio il nostro motto è Sharing Knowledge, Inspiring Actions, che proprio dalla condivisione delle conoscenze, per cui non ce n'è uno che ha ragione, uno che non ha ragione, ma ci sono dei punti di vista differenti, ecco, il confronto è quello che poi dovrebbe generare azioni, si spera, positive. Grazie a tutti, buon lavoro. Alberto, a te la parola. Bene, grazie molte Lorenzo, buonasera a tutte e a tutti voi e benvenuti a questo ulteriore incontro. Io non credo di avere molto da aggiungere sul piano generale e complessivo, se non a dire, come dire, complementando le parole di Lorenzo Betti, del nostro ospite e ideatore, va detto, così, come dire, del contesto e propugnatore del contesto in cui noi questa sera ci troviamo, per dire che chi vi parla ha il piacere di rappresentare quel terzo vertice di quell'ideale triangolo che Lorenzo Betti rappresentava, cioè tra impresa, finanza e accademia, e a dire che questa realtà, cioè la realtà accademica, segnatamente la Scuola Superiore Sant'Anna, di polis, cioè diritto, politica e sviluppo della scuola, ha cercato di interpretare raccogliendo appunto l'invito ormai qualche anno fa di Lorenzo Betti e come dire, raccolto in allora e oggi dalla professoressa Anna Loretoni e dal sottoscritto che vi parla questa sera. L'argomento di questa sera è davvero, credo, interessante, importante e sicuramente tra quelli che non possiamo permetterci di misconoscere, di lasciare, come dire, disattesi o privi di una riflessione specifica. E sono davvero lieto che così importanti protagonisti poi del mondo delle imprese, del mondo della riflessione su questi temi si alterneranno al microfono di questo webinar, di questa occasione di confronto. Per parte mia mi resta un tema, una domanda con la quale mi andavo ad affacciare all'iniziativa di questa sera e che sono certo potrà avere molteplici risposte. Beh, la domanda è quella, come dire, in qualche modo già sempre della filosofia, cioè il tentativo di comprendere il proprio tempo, in pensieri, di cercare di dare una giustificazione a quello che stiamo vivendo e se questo è il compito che noi cerchiamo di svolgere, anche e innanzitutto all'interno dell'istituto, Dirpolis, beh, dobbiamo sicuramente arrenderci o constatare che il nostro è il tempo del Covid, di una pandemia, di un qualcosa che ha suscitato che si è configurata come un evento, ma un evento cesura tra un prima e un poi, ben sapendo che quanto stiamo già vivendo e il poi che ci si approssima a vivere saranno completamente diversi da quanto abbiamo vissuto. E questo orizzonte, l'orizzonte pandemico e soprattutto auspicabilmente il prima possibile post pandemico, è un orizzonte sistemico che riguarderà tutti gli spettri, i segmenti del nostro vivere, è un orizzonte che però apre la necessità forte, fortissima, indefettibile di nuovi patti intergenerazionali, cioè tra le generazioni. Se già sempre è stato difficile compiere e articolare, poi rendere qualcosa, come dire, privo di troppa retorica e più importante sotto il profilo dei contenuti, della pragmatica, il patto tra le generazioni, ecco, adesso è ancora più difficile. Ed è ancora più difficile, ed è l'oggetto di questa sera, perché ci confrontiamo con qualcosa di completamente nuovo. È sicuramente difficile costruire un patto, costruire, realizzare, sviluppare un patto con altre persone, è ancora più difficile se qualcuna delle persone seduta a quel tavolo che idealmente dovrà articolare quel patto, non riesce neppure a fare un patto con se stesso. Cioè non riesce neanche nel proprio cammino, non riesce più a riconoscere qual è il proprio obiettivo personale, individuale, professionale, perché no, di vita e di vita anche condivisa, magari con partner o in senso familiare o in senso di produzione di senso intorno a sé. Ed è questo il tema che
ci apprestiamo ad affrontare ragionando di ne. L'Italia ha il tasso di occupazione giovanile più basso a livello europeo e il più alto tasso di giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in un percorso di formazione. Sicuramente tutto ciò lede ab initio, alle radici, la possibilità di costruire un patto tra le generazioni e forse mina fondamentalmente anche quella stessa idea che Lorenzo Betti proponeva, cioè quella di provare a premiare il merito e a renderlo, come dire, moneta sonante per tutti noi, renderlo merito per tutti e con tutti per questo paese. La riflessione di questa sera ci farà sicuramente comprendere qualche cespite, qualche angolatura importante di questo processo, alcuni modi per contrastarlo, i modi migliori per vivere questa sfida insieme e provare a contrappuntarla con tutti gli strumenti che in accademia, in impresa, nella finanza, vorremmo dire nel più largo sentire sociale, dobbiamo allestire per fare fronte. Quindi grazie di questa opportunità, grazie a Carla Fronteto per averla organizzata e fin da ora grazie per sapientemente saperla svolgere, grazie a tutti e a tutti voi e grazie innanzitutto alle persone che hanno deciso di essere parte con noi di questo percorso che si apprestano a prendere la parola. Buon lavoro a tutti e a tutti voi. Grazie Alberto, grazie a entrambi per queste parole introduttive che ci permettono già di individuare quali saranno i nodi che cercheremo di sciogliere questa sera. Allora, come è stato ricordato, questo seminario si pone in continuità con la tavola rotonda che è stata svolta il 28 gennaio, in cui avevamo approfondito il tema dell'orientamento e degli strumenti per favorire una transizione, per favorire delle scelte consapevoli e quindi una transizione alla vita lavorativa. E si all'interno di una serie di iniziative con cui intendiamo costruire un confronto interdisciplinare sulle difficoltà di accesso al mondo del lavoro da parte dei giovani e sull'indebolimento dell'ascensore sociale che inevitabilmente ne consegue. Ecco, e vorrei ricordare che potete trovare traccia, del lavoro svolto finora in termini di video interviste, di registrazione del seminario passato sul nostro sito che è tt.trimcf.it. L'incontro di questa sera in particolare si concentra sulle politiche attive del lavoro rivolte ai giovani e sulle criticità che sono emerse a partire dalla pandemia, da Covid-19, al fine di aprire un confronto su, le azioni che si rendono necessarie, quindi legare alcune proposte alle criticità che sì sono emerse in occasione, dell'esplosione dell'emergenza sanitaria, ma che erano già, in nuce. Abbiamo invitato, a confrontarsi su questo tema, il professor Francesco Pastore, professore di economia presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, Research Fellow dell'ISA di Bonn e Country Lead della, Global Labour Organization, di cui guida il cluster, sui temi della transizione scuola-lavoro. E a breve, uscirà il suo ultimo libro, Gioventù bloccata, vedete la copertina sotto di me. Gioventù bloccata, non solo Covid, il difficile passaggio dalla scuola al lavoro. Insieme al professor Pastore, ci sarà il dottor Francesco Seghezzi, presidente della Fondazione ADAPT, l'associazione fondata, nel 2000 da Marco Biagi per promuovere studi e ricerche sul lavoro in un'ottica internazionale e comparata. Il dottor Seghezzi è, assegnista di ricerca presso l'Università di Modena e Reggio Emilia e si occupa di sociologia del lavoro, relazioni industriali e con un focus in particolare sulla fascia giovanile e sul rapporto tra, lavoro e innovazione tecnologica. Oltre a loro avremo come ospiti, la dottoressa Marzia Segato, scusate, HR Manager di Electrolux, e la dottoressa Francesca De Vescovi, CEO di Digitalai, una startup in portafoglio di Oltre Venture che si occupa di accelerare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Prima di passare, la parola ai nostri ospiti, ricordo, a chi ci sta seguendo che al termine delle quattro relazioni apriremo uno spazio dedicato agli interventi dal pubblico e quindi potrete intervenire sia a microfono aperto, direttamente sulla piattaforma GoToWebinar o se non vi siete ancora registrati trovate il link di registrazione sia sulla nostra pagina Facebook che sulla nostra pagina LinkedIn, altrimenti attraverso la funzione commenti, della pagina Facebook dove l'evento sta andando in diretta streaming e noi leggeremo il commento per voi.
Passo dunque la parola al primo relatore, il professor Francesco Pastore, chiedo alla regia intanto di attivare la telecamera, al quale abbiamo chiesto di fornirci un'analisi sintetica e critica dei canali istituzionali per la ricerca del lavoro e di indicare alcune azioni che dal suo punto di vista sarebbero necessarie per rendere questi strumenti più efficaci. Ricordo al nostro ospite che la durata concordata dell'intervento è di 15 minuti. La regia imposterà un timer questa volta per poter tenere traccia del tempo. Io comunque farò un breve promemoria prima dello scadere del tempo. Chiedo se siamo pronti. Il professor Pastore ci può sentire? Sì, eccolo, buonasera. Manca l'audio ancora? Eccoci L'audio e poi qua, la sentiamo. per la condivisione credo che sia questo. Vuole condividere delle slide o? Sì, volevo condividere delle slide. Dove vado? Su. Ah, Le attivano subito la funzione. ecco. Mostra Ecco, non so schermo. se. Sì, esatto, non so se è Mostra schermo. riuscito a sentire. La mia introduzione. Certo, ho sentito Sì? Ok, bene. benissimo. E allora le passo la parola. Vedo che se attiva la condivisione probabilmente non potrà partire il contatore, giusto? Quindi le ricordo io quando siamo vicino allo Sì, scadere del tempo. va benissimo. Io in genere sono abbastanza sintetico e veloce, quindi non ho tanto paura di non riuscire Temporale. a vedere nei tempi. Dunque, posso cominciare? Prego, sì, prego. Quindi, il tema che mi è stato assegnato è quello dei canali per la ricerca del lavoro dei giovani in Italia e in effetti è un tema estremamente interessante, credo. Su questo ho anche scritto una monografia, oltre che un articolo di recente pubblicato sul sistema lombardo della DUL, pubblicato su Journal of Policy Modeling, dove faccio un'analisi proprio specifica del sistema lombardo che è molto interessante. Non so se riusciremo a parlarne in pieno, dati i limiti di tempo, però qualche cenno verrà fatto. La struttura è questa: cause della disoccupazione e canali di ricerca per cercare di collocare un po' il tema nell'ambito della modellistica della disoccupazione, evoluzione nel tempo dei canali di ricerca in Italia, il ruolo dei centri per l'impiego. Ci soffermeremo un po' sui centri per l'impiego in Italia e negli altri paesi europei, perché è evidente che i centri per l'impiego sono uno dei limiti principali del nostro sistema, però meno evidente è quale debba essere il modello da seguire, se quello liberale, quello europeo centrale della Germania, dell'Austria, della Svizzera oppure quello scandinavo. E vedremo un po' i pregi e i difetti di tutti questi sistemi. Beh, il tema della disoccupazione dei canali di ricerca del lavoro ci pone di fronte a un tema classico della macroeconomia, che è quello della disoccupazione frizionale, della disoccupazione da mismatch. Noi sappiamo che la disoccupazione può essere dovuta a due grandi cause. È importante tener conto questo schemino un po' manualistico, però un po' schematico, ma molto importante per capire alcuni aspetti, e cioè che la componente strutturale, quella che viene chiamata strutturale, cioè che è dovuta ai cambiamenti del mercato del lavoro e del sistema produttivo, e poi la disoccupazione che invece è dovuta alla scarsa domanda aggregata, alla insufficiente domanda aggregata. La disoccupazione strutturale a sua volta appunto è dovuta al mutamento strutturale. Continuamente nell'economia ci sono delle imprese che producono beni non più richiesti dai consumatori e quindi che devono chiudere e liberano con ciò delle risorse che possono essere utilizzate dalle imprese che producono nuovi beni. Questo però crea non pochi problemi, questo mutamento strutturale, perché richiede che ci siano alcune condizioni per essere il più veloce possibile, cioè altrimenti il mutamento strutturale rischia di essere molto lento. Innanzitutto non ci deve essere mismatch tra
componenti della domanda e dell'offerta di lavoro. Quindi chi perde il lavoro dovrebbe avere le stesse competenze, trovarsi proprio là dove ci sono i nuovi lavori e avere un'età adeguata, per esempio dovrebbe essere giovane per potersi adattare ai nuovi sistemi produttivi. Invece molto spesso sappiamo che chi esce dal mercato del lavoro perché la sua impresa sta chiudendo ha una qualifica diversa da quella che è utilizzata nelle nuove imprese, si trova a volte in una regione, in una provincia diversa da quella dove nascono le nuove imprese e sono spesso lavoratori anziani ultra quarantenni o cinquantenni, quindi più difficilmente collocabili nelle nuove attività produttive. E poi c'è una componente cosiddetta frizionale che deriva proprio dal fatto di avere le informazioni giuste sui posti di lavoro disponibili, perché molto spesso è difficile proprio reperire le informazioni. Quindi questi due fattori, la disoccupazione da mismatch, la disoccupazione frizionale, sono quelle di cui fondamentalmente ci occupiamo quando parliamo di canali di ricerca. Migliorare i canali di ricerca non ci ridurrà la disoccupazione di tipo keynesiano dovuta a una insufficiente domanda aggregata, ma servirà per affrontare la disoccupazione strutturale, cioè la componente da mismatch, la componente frizionale. Per fare questo occorrono appunto buoni canali che trasmettano le informazioni, ma anche politiche passive che aiutino il collocamento dei lavoratori che escono nelle nuove attività, nella ricerca di questi nuovi posti di lavoro e poi anche politiche attive per l'impiego che consentano a chi ha delle competenze sviluppate in un vecchio tipo di produzione di sviluppare nuove competenze adeguate alle nuove produzioni. Infatti, chi è che ha più facilmente assorbito la crisi durante l'ultima crisi economica e finanziaria? L'esempio della crisi economica e finanziaria del 2007 ci serve da contraltare per capire anche quello che succederà probabilmente nella crisi attuale del Covid-19, perché i paesi che hanno superato più facilmente la crisi sono stati quelli che hanno potuto usufruire di maggiore spesa pubblica e maggiori politiche monetarie espansive, ma anche coloro che hanno avuto sistemi di intermediazione nel mercato del lavoro, quindi canali di ricerca del lavoro più efficienti, più efficaci. E come vedremo, i paesi dell'Europa centrale e del nord sono stati quelli che hanno pagato meno conseguenze proprio grazie ad entrambi i fattori, cioè una politica fiscale e monetaria che hanno potuto fare più espansiva grazie al minor debito pubblico, ma anche canali di comunicazione tra chi cerca lavoro e chi lo offre molto più efficienti ed efficaci. E vediamo un quadro d'insieme della situazione in Italia nel corso degli ultimi anni. Io qui ho preso una tabella di un collega, Emiliano Mandrone, una tabella che a me piace tantissimo perché riassume in una sola slide tutto il problema del mercato del lavoro italiano. Che cosa notiamo in questa tabella? Notiamo innanzitutto che i servizi pubblici per l'impiego, i CPI, i centri pubblici per l'impiego, intermediano in Italia. E qui guardate, ci sono tre periodi diversi, 97, 2002, 2000, 98, 2003, scusate, prima del 97, dal 98 al 2003 e poi dal 2003 in poi. La percentuale di chi trova lavoro grazie ai centri pubblici per l'impiego rimane immancabilmente inchiodata intorno a un valore inferiore al 3%, cioè i nostri centri pubblici per l'impiego riescono veramente a intermediare molto molto poco. Abbiamo un miglioramento dei centri privati per l'impiego, le agenzie private per il lavoro, che invece stanno intermediando molto di più. Si tratta soprattutto di lavori di tipo temporaneo. E poi abbiamo che gli altri settori sono anche molto molto ridotti, cioè il nostro mercato del lavoro si caratterizza per essere poco strutturato, poco sviluppato, quindi con poca presenza del pubblico, una presenza limitata del privato. Un dato interessante che sottolineo, il fortissimo crollo
delle assunzioni nel settore pubblico. Guardate per esempio i concorsi pubblici che prima del 97 permettevano di assumere il 27% degli occupati, mentre dal 2003 in poi hanno permesso di assumere solo il 7-8% di occupati, cioè quindi una riduzione di 3 volte, quindi dall'8 al 28%, quindi una riduzione fortissima dei posti di lavoro offerti dal settore pubblico. Le attività autonome anche sono andate riducendosi. Anche gli altri canali anche si sono ridotti. E qual è il canale che, a seguito di queste riforme che noi abbiamo fatto nel mercato del lavoro fino ad anni recenti, il canale che ha avuto più successo? Non dovrebbe sorprenderci che questo canale è l'autocandidatura e il ruolo di amici, parenti e conoscenti. Cioè, in sostanza, le riforme del mercato del lavoro che noi abbiamo fatto nel settore proprio dei canali di ricerca negli ultimi 20 anni hanno riduzione dei concorsi pubblici, incapacità del settore pubblico dei centri per l'impiego e delle agenzie private che in alcune regioni non esistono. Per esempio, le agenzie private per il lavoro esistono soltanto prevalentemente nelle regioni del centro-nord. In Calabria non esistono, per esempio, Manpower non esiste, non esistono agenzie private per il collocamento. Tutto questo non ha fatto altro che rafforzare ancora di più un sistema, quello italiano, che si fonda prevalentemente sull'idea, quella tipica del nostro welfare state, cioè la famiglia è il principale soggetto in grado di aiutare gli individui a trovare lavoro. Qui abbiamo una conferma per dati più recenti, questa è una indagine che abbiamo fatto da poco, ma relativa al 2016, quindi quei dati si fermavano al 2008, ma la situazione è sostanzialmente immutata, come potete vedere, perché se guardate il totale, le percentuali sono più o meno le stesse che c'erano nel 2007-2008. L'unica cosa, c'è un certo aumento dei concorsi pubblici negli ultimi anni. Ma no, veramente no, perché l'8% anche in questo caso, se noi guardiamo l'ultima colonna, cioè per quanto riguarda i più giovani, la percentuale è intorno all'8%, quindi si conferma la percentuale della metà degli anni 2000. E andiamo un po' a fare un approfondimento sul tema in particolare dei centri per l'impiego, con questa tabella che è molto interessante perché confronta l'utilizzo, le disponibilità di risorse dei centri per l'impiego in diversi paesi europei e poi anche la loro capacità di intermediazione, il numero degli uffici e così via. Io non voglio andare troppo nel dettaglio perché ecco, il tempo a disposizione è limitato, però faccio presente una cosa. Guardiamo soltanto il caso dell'Italia. In Italia abbiamo un personale che nel 2007, ma i dati relativi più recenti, è stato fatto un nuovo rapporto ANPAL nel 2017, i dati sono praticamente molto molto simili, non cambia niente, quindi il personale è di circa 10.000 dipendenti, il numero degli uffici è abbastanza numeroso, 530, ma il numero dei disoccupati per in migliaia è altissimo e anche quindi il rapporto di disoccupati per addetti, guardate, è 150, inferiore solo a quello della Spagna è simile a quello del Portogallo. Quindi in Italia abbiamo uno dei numeri più alti di disoccupati e uno dei numeri più bassi di dipendenti dei centri pubblici per l'impiego. Quindi questi centri pubblici per l'impiego sono estremamente sottodimensionati e anche come percentuale del PIL la spesa in Italia è intorno, ma qui dice l'1,3%. Vabbè, qua parla delle politiche per il lavoro. Un altro dato ve lo do io che non è in questa tabella è la spesa proprio per i centri per l'impiego sul totale del PIL è lo 0,7%. Aggiungendoci l'altra spesa pubblica per il settore del lavoro arriviamo all'1,3% che, ripeto, con un tasso di disoccupazione così alto è ben poco.
e abbiamo un rapporto, soprattutto disoccupati per addetto, per addetti di 150 unità, cioè ogni addetto dei centri per l'impiego dovrebbe collocare 150 disoccupati per eliminare la disoccupazione. Questo ci fa sorridere, ovviamente. Si pensi poi che dei dipendenti dei centri per l'impiego solo il 30% è laureato e di questo 30% la quasi totalità ha una laurea in materie amministrative, giuridiche o scienze politiche e poca o nessuna competenza per erogare servizi di collocamento, che invece dovrebbero essere erogati, per esempio, da chi ha laurea in psicologia o sociologia del lavoro. E attualmente i laureati in sociologia o psicologia del lavoro che sono impiegati presso i centri per l'impiego in Italia è veramente piccolissimo. Il numero Professore, delle scusi, la interrompo solo per ricordarle che ci stiamo avviando verso lo scadere del tempo, quindi solo per appunto invitarla ad andare verso la chiusura. abbiamo E tre. 3 minuti soltanto, caspita. Allora Beh, salto tutto ritorneremo questo. eventualmente poi nella fase di dibattito e di intervento dal pubblico. Va bene, allora io beh, più o meno qualcosa sono riuscito a dire. Però 15 minuti mi sembra veramente poco, onestamente. Comunque, il regime del Latin RIM è quello in cui noi ci troviamo. Cerco di far riflettere su questo, cioè noi siamo insieme con la Spagna, l'Italia, la Grecia e il Portogallo, l'area dove il ruolo della famiglia è il migliore supporto possibile per l'individuo. Ci siamo mossi nella direzione di attuare politiche che hanno ancora di più rafforzato il ruolo della famiglia. Si è fatta una politica di, a questo punto staccherei le slide. Si è fatto un ruolo, si sono fatti degli interventi che avevano l'intenzione, in particolare la riforma sul reddito di cittadinanza, aveva lo scopo di rafforzare i centri pubblici per l'impiego, però è evidente che non c'è riuscita per niente. Si è parlato di attuare un sistema di collocamento online, il famoso sistema del professor Parisi, che però in realtà non si è riusciti mai ad attivare. Il reddito di cittadinanza è forse troppo generoso e quindi riduce l'incentivo dei disoccupati alla ricerca del lavoro, perché, come si dice, quello che conta è il byte del reddito di cittadinanza. Se noi confrontiamo il reddito di cittadinanza con i salari dei lavoratori low skill, ci rendiamo conto che questo reddito è molto molto alto e quindi sicuramente scoraggia la ricerca di lavoro da parte dei disoccupati. Quali riforme dovremmo fare in Italia? Perché è evidente che c'è molto spazio per poter migliorare il sistema dei centri per l'impiego. Per poter fare queste riforme, e concludo, è chiaro che bisogna capire qual è la direzione giusta. Il sistema liberale è più efficiente, ma è anche un sistema che non ho avuto modo di dimostrarlo, è un sistema nel quale c'è una certa superiorità del settore dell'agente privato, delle agenzie private di collocamento, il che non è detto che sia una cosa negativa, però ecco, in Italia noi preferiamo avere un sistema pubblico di collocamento. E poi bisogna anche capire che in Inghilterra, se le agenzie per l'impiego collocano il 7-8% degli occupati, quindi più del doppio che in Italia, questo è anche dovuto al sistema di mercato del lavoro inglese, che è molto più efficiente nel generare posti di lavoro. E il sistema tedesco anche addirittura, che però è molto molto più ricco di quello italiano. Abbiamo circa diverse decine di migliaia di dipendenti del settore dei centri pubblici per l'impiego, ma poi c'è anche un sistema di istruzione duale che facilita con il suo sistema di qualifiche la ricerca del lavoro dei lavoratori meno qualificati. E quindi è un sistema che costa molto. È molto efficiente, colloca oltre il 14%, quindi più del doppio del sistema liberale, però costa molto molto di più.
E quindi dobbiamo capire se noi siamo disponibili a fare questo, cioè a investire molti più soldi in questo settore pubblico. E credo che il New Next Generation Fund dovrebbe, concludo con questo, avere come obiettivo anche quello di sviluppare sia le risorse umane che finanziarie a disposizione di centri pubblici per l'impiego e privati in Italia. Grazie professor Pastore, grazie per aver illustrato sia la fragilità dei centri per l'impiego, sia per aver indicato già alcuni ambiti su cui è necessario intervenire e indirizzare le riforme. Ci torneremo sicuramente in occasione degli interventi dal pubblico e delle domande. Grazie ancora. Io adesso passo la parola al secondo ospite, che è il dottor Francesco Seghezzi, al quale chiedo invece che impatto abbia avuto la pandemia da Covid-19 sullo scenario dell'occupazione giovanile, che, come abbiamo detto, appunto rappresentava già un problema nel nostro paese, e quindi come sia stata gestita l'impatto, come sia stato gestito l'impatto della pandemia e quali azioni si rendono necessarie in questo momento per far sì che, appunto, l'effetto di questa crisi sanitaria, che già si è abbattuta, come abbiamo letto, con violenza sui giovani, oltre che sulle donne e sugli stranieri, possa essere gestita e quindi si possano evitare sia l'acuirsi di vecchie disuguaglianze che il crearsi di nuove. Sì, buonasera intanto, grazie dell'invito. Domanda complessa, nel senso che, però, come tutte le domande interessanti, diciamo così, è complessa. Intanto mi scuso già fin da subito che io alle 18 dovrò lasciarvi perché mi hanno anticipato una visita e quindi devo andare. Allora, è chiaro che forse il modo più, dal mio punto di vista, interessante è cercare di capire, se si possono, dal punto di vista occupazionale rispetto ai giovani, dove per giovani intendo le statistiche degli under 29, diciamo così, cioè 15-29 anni, anzi, scusate, se e come c'è una differenza tra l'ultima grande crisi e la crisi che stiamo vivendo adesso. Perché se è vero che c'è una grandissima differenza tra le due crisi dal punto di vista dell'origine e anche della pervasività degli effetti economici, perché la grande crisi 2007, poi diciamo così fino al 2013-2014, quantomeno per il mercato del lavoro italiano, era una crisi principalmente di mercato, diciamo così, e dopo di debito, e quindi che colpiva alcuni settori, tanti, ma ne colpiva alcuni. Questa crisi è stata una crisi molto diversa, è stata pandemica e diciamo che la maggior parte delle aziende che non hanno potuto lavorare, inizialmente non hanno potuto farlo perché sono state chiuse per legge. Poi dopo ovviamente c'è stata tutta una conseguenza che anzi iniziano a vivere in pienamente in questo periodo, tutta una serie di conseguenze di mercato. Ecco, però se andiamo a prendere la differenza dal punto di vista occupazionale, vediamo che principalmente la categoria di giovani è quella che ha pagato in entrambi i casi. Anzi, i giovani hanno pagato quasi doppio, nel senso che se andiamo a vedere se effettivamente i giovani sono usciti a livello delle statistiche occupazionali dalla crisi del 2008, scopriamo che non è così, perché i tassi di occupazione 15-24 anni e 25-29 anni d'inizio 2020, quindi quando si entrava nella nuova crisi, erano ancora molto più bassi di quelli del 2007. Quindi non c'è mai stato un pieno recupero che invece c'è stato in altre fasce d'età. Pensiamo alla fascia degli over 50 che ha alzato notevolmente il suo tasso di occupazione per tanti motivi, compresa la riforma Fornero. Scusate un attimo, accendo la luce perché sta sempre più buio. Scusate. Ho destinato alla scomparsa. Dicevo, sicuramente anche per il fatto che è stata la riforma pensionistica, eccetera, ma comunque se andiamo a vedere, quella fascia ne ha beneficiato per motivi che non ci interessano oggi. Se invece appunto andiamo a vedere l'altra fascia, quindi quella dei giovani 15-29, è evidente come appunto c'è stata un'ulteriore penalizzazione rispetto a una penalizzazione che già c'era stata. Quindi l'impatto della pandemia. Diciamo così, noi abbiamo fatto un primo studio che stiamo ultimando, prendendo in analisi Italia, Spagna, Francia, alcuni paesi dell'Est Europa, diciamo così, che ha avuto un impatto sui giovani
abbastanza generalizzato, chiaramente con un impatto maggiore sui paesi in cui la posizione dei giovani nel mercato del lavoro è più debole di altri. E qui vengo all'Italia e al perché, secondo me, delle cause di questo impatto molto forte, principalmente per due motivi, ossia il fatto che il blocco dei licenziamenti ha tutelato le persone che hanno beneficiato di questo blocco, ecco, sembra una tautologia, però e chi ha beneficiato di questo blocco? Coloro che avevano un contratto a tempo indeterminato. Chi aveva un contratto a tempo indeterminato tendenzialmente è rimasto al suo posto. Se un'azienda è fallita negli ultimi mesi c'è stata qualche conseguenza, ma diciamo così, tendenzialmente c'è stato un congelamento di quella posizione lavorativa. Ecco, il problema è che quindi le imprese su cosa hanno scaricato il taglio dei costi che gli è stato, potremmo dire, in qualche modo necessario, poi potremmo valutare sull'opportunità o meno, ma è stato in qualche modo necessario per rimanere in piedi, soprattutto in una situazione in cui tutto il tema di ristori è andato molto a rilento, eccetera, eccetera. Beh, la conseguenza è stata quella di non rinnovare i contratti a termine che andavano in scadenza, da un lato. Dall'altro, di non convertire spesso i tirocini in veri e propri contratti di lavoro. Quindi questo mix è stato abbastanza letale per l'occupazione giovanile, perché noi sappiamo che in Italia abbiamo più di 300.000 giovani impiegati con un tirocinio, che non è un contratto di lavoro, ma sul tirocinio dopo ci torno. E abbiamo una percentuale, una quota di giovani occupati con contratti a termine che è circa 3 volte la media italiana. Quindi adesso non ricordo il dato esatto perché va calcolato poi su tutta la fascia, però se in Italia siamo circa 15-16% degli occupati, ecco, rispetto ai giovani la cifra è molto più alta. Quindi evidentemente andare a costruire un sistema che finiva col penalizzare chi aveva contratti temporanei in Italia, non dico che coincideva col penalizzare i giovani, ma direi anche di sì, nel senso che le due figure, diciamo le due macro categorie che hanno questa fascia, che occupano questa tipologia di contratto sono le donne e i giovani. E tante volte le due cose si uniscono ovviamente, quindi donne e giovani. Quindi diciamo questo è stato l'impatto principale. Poi c'è tutta un'altra componente, ossia il fatto che i giovani sono quelli che, per proprio un motivo anagrafico, sono più interessati dalle attivazioni di nuovi contratti di lavoro, nel senso che sono coloro che pian piano, col passare dei mesi, all'interno di un anno, ogni mese, consideriamo ogni sessione di laurea, per stare ampi, ogni sessione di laurea concludono il loro percorso formativo e si affacciano al mercato del lavoro. Chiaramente, in una situazione in cui c'è stato un blocco dei licenziamenti molto lungo, c'è stata una permanenza. Mi sentite? Io non vedo più. È scomparsa la vostra Ma telecamera? sì, la sentiamo, La Ah, sentiamo ok, perfettamente. perché è scomparsa la telecamera, si è fermato il countdown e quindi non vedevo più niente. Dicevo che, adesso non ricordo più cosa dicevo, che, no, che i giovani sono quelli che si affacciano sul mercato ecco, tornato tutto, che si affacciano però il countdown è ancora fermo, lo dico perché poi mi perdo. È ripartito. Seguo io il tempo, sì, è ripartito. Perfetto. Dicevo, sono quelli che si affacciano sul mercato del lavoro, quindi in una situazione di blocco di licenziamenti, forte componente della cassa integrazione, le imprese hanno, e più in generale ancora, incertezza, totale incertezza, nel senso, data dal fatto che non si, era la pandemia era appunto una cosa assolutamente nuova come dinamica. Beh, questo ha fatto sì che il mercato del lavoro tendenzialmente si congelasse e quindi chi era più, diciamo così, soggetto di attivazioni di nuovi contratti, è rimasto in qualche modo ai blocchi di partenza. Quindi si è laureato, ha finito un percorso formativo, ha finito un percorso liceale o di scuola professionale nell'estate scorsa e ha incontrato un mercato del lavoro che era in una fase di non ricerca. Quindi, diciamo, questa è l'altra componente. Quindi, penalizzazione di coloro di alcune tipologie contrattuali o di rapporto di lavoro come tirocini che interessano particolarmente i giovani e dall'altro
una penalizzazione di coloro che devono accedere al mercato del lavoro. Diciamo che queste due situazioni comunque sono due situazioni che si innestano, come giustamente si diceva prima, su una situazione del mercato del lavoro che per i giovani è, diciamo, ha delle difficoltà abbastanza croniche. Il tema principale è quello della gestione delle transizioni. C'è una grandissima difficoltà nella gestione delle transizioni. L'Italia è il paese europeo in cui la transizione tra la fine di un percorso scolastico e un lavoro è più lungo. Questa seconda di qualsiasi percorso scolastico si faccia, anche a fronte di una laurea che ha comunque dei tassi, diciamo così, di occupazione, porta dei tassi di occupazione più elevati rispetto ad altri percorsi, questo è ormai statisticamente provato. Comunque, rispetto agli altri paesi, il tasso di occupazione è più basso e il tasso di occupazione a distanza di 2 anni è più basso della media europea, è notevolmente più basso della media europea. Quindi c'è comunque un problema generale, sicuramente di durata del periodo che porta alla stabilizzazione di un rapporto di lavoro, ma più in generale ancora proprio di transizione tra la scuola e il lavoro. E qui mi concentrerai principalmente su questo aspetto, che è un aspetto che mi sta a cuore, nel senso che tante volte in Italia noi abbiamo l'idea che mancano gli strumenti, ci sono tantissimi dibattiti su questo. Non siamo come la Germania, non siamo come i paesi nordici, non siamo come l'Austria, eccetera, eccetera. Quando in realtà in Italia tanti strumenti per aiutare la transizione ci sarebbero. L'apprendistato, tutti i 3 livelli di apprendistato, a partire dal primo livello, quindi diciamo così, un sistema duale, che ha delle caratteristiche diverse, ma che non ha nulla da invidiare, anzi è una forma all'italiana di quello che è il modello tanto esaltato, giustamente, visti i risultati, tedesco, è uno strumento che non, ad esempio, non viene assolutamente preso seriamente in considerazione. Non parliamo poi dell'apprendistato di terzo livello, che è quella forma di apprendistato che si utilizza per il conseguimento di titoli universitari, di dottorati di ricerca, eccetera, eccetera. Altra formula che appunto non viene utilizzata. Perché cito questi due esempi? Poi potremmo parlare degli ITS, che però sono un tema che probabilmente sarà molto caldo nei prossimi mesi, dato il fatto che c'è un importante investimento previsto del Recovery Fund proprio sugli istituti tecnici superiori, che sono quella, come sapete, quella forma di prosecuzione del percorso di studio con istruzione terziaria, non universitario però. Quindi sono, diciamo, molto finalizzati al conseguimento di competenze tecnico-specialistiche in determinati settori, nascono direttamente connessi al mondo delle imprese, quindi tendenzialmente nascono all'interno di mondi in cui c'è un evidente fabbisogno di competenze, di profili professionali su quell'ambito. Ma qual è il tema in generale? Che io immagino, almeno io penso, che la problematica principale sia il fatto che la transizione scuola-lavoro sia, diciamo così, black and white. Cioè si passa dal bianco al nero o dal nero al bianco, come volete, o comunque da un colore all'altro. Nel senso che non c'è ancora oggi, principalmente dal punto di vista culturale, una vera commistione tra la formazione che si può ottenere a livello teorico, che è quella che noi releghiamo alla scuola, e la formazione che si può ottenere a livello pratico, che è quella che quando va bene releghiamo alle imprese, ma tendenzialmente è un tipo di formazione che non consideriamo. Al contrario, ritengo, come ADAPT abbiamo fatto molti studi su questo, che noi dovremmo iniziare a intendere l'apprendistato o l'alternanza scuola-lavoro fatta attraverso l'apprendistato, ma anche forse attraverso i tirocini curricolari, come non tanto uno strumento, diciamo così, di incontro domanda-offerta del lavoro, quanto piuttosto una modalità pedagogica, un modo di fare formazione. Un modo di fare formazione che oggi mi pare essere più utile al mondo delle imprese rispetto a quello che poteva essere tempo fa. Non che tempo fa non fosse utile, stiamo facendo molti studi sulle botteghe artigiane e su come queste, in qualche modo, utilizzando questo metodo, riuscivano a fare innovazione, a fare produttività. Ma dico, soprattutto oggi, con la tecnologia che corre molto veloce, quindi il fatto che anche il miglior laureato, anche il profilo più specializzato in qualche modo, non è mai all'altezza di quello che richiede il mercato del lavoro, non è mai sul pezzo definitivamente, da un lato, e dall'altro le imprese lamentano l'assenza
di le cosiddette competenze trasversali, quindi tutte quelle competenze legate al saper essere e saper vivere all'interno di contesti di lavoro che sono contesti differenti dal contesto della scuola, a maggior ragione della scuola in DAD, lasciatemelo dire. Quindi il fatto che ci possa essere una commistione attraverso degli strumenti che sono anche normativi, attraverso gli strumenti che sono anche un contratto di lavoro, l'apprendistato è un contratto di lavoro vero e proprio, il giovane viene pagato, ha un orario, matura dei contributi, c'è tutto un tema appunto di serietà e di quanto sia strutturato questo tipo di rapporto. Ecco, su questo fronte io credo occorra fare molto. Se devo concentrarmi su un aspetto specifico senza muovermi troppo appunto in alto e in largo, direi che il tema della gestione della transizione passa principalmente da una migliore integrazione tra la formazione nell'impresa e la formazione all'interno dei percorsi scolastici. E su questo abbiamo gli strumenti. La interrompo per avvisarla che sta scadendo il tempo. Perfetto, vado a finire. Dico, su questo noi abbiamo gli strumenti. C'è bisogno di semplificare sicuramente, ma c'è soprattutto bisogno di illustrare questi strumenti, di facilitarli, anche di incentivarli economicamente per iniziare a farli conoscere. C'è bisogno che tutte le parti in gioco se ne interessino, c'è bisogno che il sindacato se ne interessi di più, e non ostacoli, come a volte accade, la dimensione formativa all'interno delle imprese. Ma c'è bisogno anche che le imprese comincino a capire che non possono pretendere di andare sul mercato oggi chiedendo profili sempre più specializzati pensando che qualcuno li abbia già preparati per loro e che siano esattamente diciamo così, fit per quella che è la loro domanda specifica di un'azienda particolare, molto verticale, con delle tecnologie specifiche. È impossibile che questo accada. Quindi l'impresa deve riscoprire la sua natura formativa, perché la bottega artigiana, prima che nascesse la grande industria, ha sempre avuto al suo interno una natura formativa, e il sindacato deve riscoprire il suo ruolo di rappresentante anche di lavoratori che hanno delle specifiche competenze e che più tutelano queste competenze e le aggiornano, più sono difesi, più si difendono all'interno del mercato del lavoro. E in ultimo, e chiudo, io credo che questo tipo di commistione tra la dimensione della formazione e la dimensione del lavoro, se instillato fin dal percorso scolastico, possa restare nella testa e nei metodi di rapporti di lavoro all'interno dell'impresa, tale per cui poi tutti i processi di formazione continua di cui parliamo molto, quindi la formazione lungo tutto il corso della vita, siano molto più interiorizzati. Se invece noi proponiamo la formazione continua, ma in fondo pensiamo che la formazione sia solo quella che si è fatta in una certa fase della vita, è chiaro che questo sistema non funziona. Per cui posso chiudere qua. Grazie. Grazie mille, grazie. Grazie anche per l'enfasi che ha posto sul tema dello stage dell'apprendistato, che è molto importante. Noi abbiamo dedicato l'ultima intervista del ciclo delle video interviste su Giovani Lavoro a questo tema. Ne abbiamo parlato con Eleonora Voltolina, che è la fondatrice della Repubblica degli Stagisti, e quindi invito chi fosse interessato ad andarla a recuperare sul nostro sito, sul canale o sul canale YouTube. Io ringrazio il dottor Seghezzi per questo intervento e passo adesso la parola alla dottoressa Marzia Segato, alla quale chiedo di offrirci il suo punto di vista di HR manager di una multinazionale come Electrolux. Quindi, a partire dalla sua esperienza diretta in azienda, le chiedo un punto di vista sull'accesso al mondo del lavoro e sulla valorizzazione del capitale umano dei giovani. Buonasera, dottoressa Segato. Buonasera a voi e grazie di questo invito a questo momento di scambio che ritengo veramente utile. Allora, io ho quasi il piacere in qualche modo di, in parte non dico smentire, però dare un segnale anche positivo rispetto a quello che è il mondo del lavoro e dell'intermediazione tra il mondo della formazione e l'inserimento nel mondo lavorativo per quanto riguarda il panorama italiano. Perché vengo da Electrolux, che per chi non la conoscesse è una multinazionale di casa svedese, presente con più di 50.000 persone nel mondo, di cui circa un 10% un po' più abbondante in Italia, e la cui presenza in Italia è sostanzialmente strutturata con due forti anime, cioè da una parte il polo di quello che è l'ambito delle
chiamiamolo, non dico impiegatizio perché non è solo quello, però insomma di sviluppo, di ricerca, di innovazione, quindi di profili altamente formati, dediti all'evoluzione di quella che è il nostro business, sia da un punto di vista di prodotto che poi da un punto di vista tecnologico, e poi anche presente per quello una presenza molto fisica, ovvero con 5 siti produttivi e logistici, oltre che una società commerciale. Quindi anche una presenza sul campo con una forza lavoro che è molto diversificata. Un'anima, appunto, una fetta della popolazione è molto formata, sono per lo più ingegneri, e dall'altra abbiamo dei siti produttivi dove abbiamo linee di montaggio che impiegano comunque oltre a 3.500 persone in questo momento. Siamo anche una parte fortunata del nostro paese perché è vero, abbiamo risentito anche noi sicuramente del lockdown, l'anno scorso è stato un anno molto sfidante, però siamo un settore che in questo momento sta godendo di un momento in qualche modo positivo perché l'essere concentrati a casa ha portato ad essere molto più attenti anche al consumo e all'utilizzo di elettrodomestici, di cosa di cui noi ci occupiamo di produrre, progettare, produrre e vendere. E di conseguenza in questo momento stiamo anche risentendo positivamente di questo momento critico e di questo per fortuna ringraziamo. Questo ci ha portato di fondo a gestire anche durante quest'anno un approccio verso il mondo del lavoro comunque non di chiusura. Sicuramente abbiamo rallentato, sicuramente questo rallentarci ha in qualche modo condizionato anche l'approdo di giovani verso la nostra azienda, ma non ci siamo mai fermati. Inoltre, la nostra esperienza per quello che riguarda l'aprire le porte e i contatti e poi l'approdare in azienda da parte dei giovani, per noi si è molto evoluto nel tempo. Mi sembrava veramente, per noi suona quasi anacronistico, purtroppo devo dirlo, parlare di agenzie per l'impiego, perché di fondo non, noi ci siamo sempre mossi attraverso ricerche e autocandidature. Come mi sembra stranissimo anche parlare però di contatti familiari, perché in una realtà come la nostra sostanzialmente tutto avviene per merito sia nel processo di selezione che poi nel processo di permanenza in azienda. Invece sposo assolutamente positivamente lo slancio del dottor Seghezzi per quanto riguarda l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro. Alternanza scuola-lavoro che noi conosciamo bene perché ci crediamo e perché abbiamo cercato di praticarla ai vari livelli. Vi dicevo prima delle due anime della nostra azienda e in entrambi questi casi noi abbiamo declinato con la modalità che abbiamo ritenuto più consona agli aspetti che stiamo cercando e ai profili che cerchiamo per i due ambiti, la esperienza di alternanza scuola-lavoro. Innanzitutto, abbiamo sempre sostenuto, periodi di crisi permettendo, le esperienze degli stage, degli internship, e in particolare, data la nostra realtà multinazionale, ci siamo molto orientati ultimamente sugli internship internazionali. Quindi sostenendo un programma di mobilità fra paesi, non guardando in faccia a nessuna forma anche di prerogativo di schema sociale, in questo mi è venuto in mente cose molto estreme. Abbiamo storie di stagisti che vengono da esperienze veramente di povertà in Messico piuttosto che in Colombia, e che adesso fanno parte del nostro pool di ingegneri, grazie assolutamente ai loro talenti, alle opportunità che università, non solo italiane, ma anche straniere, hanno dato loro e al loro impegno. E quindi nel mondo degli stage era già molto praticato. Un po' più difficile, un po' più limitato quello dei PhD o dei dottorati di ricerca, ma comunque anche su quell'ambito, soprattutto con i nostri poli tecnologici, stiamo cercando di collaborare e ci sono stati più e più progetti portati avanti nei vari siti. Ma adesso siamo approdati da 2 anni anche all'alternanza scuola-lavoro
del mondo delle scuole superiori, non soltanto nel famoso format dei 3 settimane, 1 mese a bordo anno scolastico, che ci permetteva, sì, più che altro di fare un servizio sociale in quel senso, un investimento formativo, ma veramente un po' episodico, oserei dire, ma negli ultimi 2 anni, appunto, siamo arrivati anche a quelle formule proprio di formazione duale e di conseguenza con ragazzi che praticano 3 giorni in classe e 2 giorni a lavorare presso le nostre sedi. Sono esperienze ancora molto piccole, molto limitate, per ora le abbiamo in 2 sedi soltanto, però è una realtà che abbiamo vivificato, che stiamo cercando di vivificare, devo dire, e concordo col fatto che è sicuramente uno strumento utile, anche se ha tutta una serie di difficoltà, perché è comunque ancora molto oneroso per l'azienda. Perché sono ancora pochissime le scuole che hanno questo tipo di apertura, di disponibilità, è difficile anche trovare una comprensione sociale di questo presso alcune famiglie che devono sostenere i ragazzi in questo percorso, perché poi ricordiamoci, cioè, noi sono esperienze per lo più rivolte alle scuole professionali, che non sempre sono dislocate nei territori in maniera molto comoda per ovviamente raggiungere le sedi di lavoro. Stiamo parlando di minorenni, quindi ci sono rischi per i datori di lavoro e tutta una serie di attenzioni, però è sicuramente uno strumento che va potenziato, credo anch'io che sia un elemento per cercare anche di costruire quelle competenze diventano sempre più essenziali anche presso le realtà produttive, perché noi stiamo evolvendo nelle nostre fabbriche, appunto, verso sempre più fabbriche 4.0, in cui le competenze che richiediamo sono sempre più elevate. Questa commissione però non c'è solo a questi livelli, ma c'è anche in creare degli spazi, anche al di là di quello che prevede la normativa. Ma creare proprio degli spazi dove si crei commistione tra questi due mondi. Siamo per questo soci fondatori di alcuni centri di competenza e di alta specializzazione che ci permette di metterci in contatto e di unire le forze per sviluppare nuovi progetti, per approfondire alcune tematiche e per mettere in collegamento anche studenti con il mondo del lavoro, così come abbiamo fisicamente creato uno spazio, noi abbiamo nella sede di Porcia creato ristrutturando una parte del capannone che tra l'altro quasi a valore simbolico è proprio uno dei primi capannoni, anzi il primo capannone dove è stato prodotto il primo elettrodomestico qui a Porcia, l'abbiamo dedicato a un co-working space, chiamiamolo così, dove però aperto e condiviso con start-up, con consulenti esterni, con università, uno spazio dove anche gli stessi dipendenti possono autonomamente e liberamente recarsi per portare avanti idee, progetti, collaborazioni, ma anche in maniera molto operativa, oltre a essere anche un luogo dove si possono creare eventi e dove abbiamo gestito più di qualche esperienza, mettendo in connessione in network anche esperienze come la Creativity Week di alcune città, piuttosto che certi open day, piuttosto che certe collaborazioni e eventi con le scuole superiori. Per cui io credo che le aziende siano vivaci, attente e sempre più responsabili verso il mondo della formazione, forse non ancora abbastanza, forse noi siamo già un pochino avanti rispetto ad altre realtà, ma sicuramente è l'unica strada, a mio avviso, per cercare di, anche in maniera molto interessata, trovare quelle competenze che effettivamente servono, trovarle e costruirle insieme. C'è una corresponsabilità in questo, però, perché quello che noi ci attendiamo anche dai ragazzi è una proattività. Questi spazi, queste occasioni sono occasioni e spazi che
i ragazzi a qualsiasi livello noi vogliamo prenderli, cioè se appena usciti dalle superiori piuttosto che da una scuola professionale, piuttosto che con l'ITS, siamo cofondatori anche di esperienze ITS, collaboriamo anche con gli ITS, quindi conosciamo e crediamo che queste formule siano veramente molto interessanti, aiutiamo a sviluppare ovviamente i programmi di formazione, questo è un altro elemento che ci avvicina. Ma anche i ragazzi devono fare un investimento che richiede tempo ed dedizione, che richiede coraggio anche di mettersi in gioco e solo così possiamo, secondo me, cercare di portare a casa quello che reciprocamente serve. Una parola anche riguardo la diversity, perché in Electrolux ormai essere giovane e donna credo che sia invece la carta d'accesso più facile per trovare lavoro, visto la nostra voglia di equilibrare o comunque di dare spazio e uguale possibilità a tutti, non solo ovviamente in ambito di diversità di genere, anche di nazionalità, anche di formazione. Nel nostro team digitale ci sono dal filosofo all'ingegnere o al pseudo hacker, lasciatemi dire, autoformato in videogiochi o quasi, giusto per estremizzare i concetti, ma per dire che ormai credo che nel mondo di queste aziende il cliché del dare possibilità solo a certe fasce sociali o a certi profili non si ha più tempo. Ormai la domanda di lavoro e l'offerta di lavoro si incontrano in moltissimi posti. Noi cerchiamo in Instagram tanto quanto in LinkedIn fra un po', ma non solo. Abbiamo visto che comunicando con video è più facile attirare. Siamo presenti sui social a 360 gradi. Ci vuole anche appunto curiosità, voglia e spingersi, ricercare. Io credo che i ragazzi in questo momento debbano cercare di capire qual è l'ambito lavorativo e il tipo di azienda che vogliono cercare, perché credo che ci siano tante aziende che stanno continuamente cercando talenti. Un'ultima riflessione, poi mi viene da dire che tante volte anche noi aziende abbiamo dovuto interrogarci su che cosa è essenziale, al di là delle competenze tecnico-formative che ricerchiamo nei nostri ragazzi, ma tanto è proprio quel profilo che si basa su una serie di competences che vanno ben oltre il tecnico e che orientano. Un motivo per il quale anche a fronte delle nostre selezioni noi cerchiamo di condividere già quali sono le tipologie di competences, soft competences, diciamo così, soft skills che noi ricerchiamo. Abbiamo dei modelli che si basano sostanzialmente sull'energy, l'agility, l'acumen, l'openness, che sono sicuramente delle marce in più che fanno poi scegliere i candidati e i futuri colleghi. Mi spingo oltre anche nel fare una riflessione che poi approdare al mondo del lavoro non è una cosa che si conclude con il primo giorno di lavoro o con la firma di un contratto, ma far approdare al mondo del lavoro vuol dire continuare a formarsi, a cogliere le occasioni di sfida che le aziende danno ed è un percorso che appunto, va ben oltre anche il periodo di prova, dal mio punto di vista, perché ormai la flessibilità che richiediamo da entrambe le parti è richiesta, perché non è una flessibilità che chiediamo solo noi ai giovani impiegati, ma anche i giovani impiegati la chiedono a noi. Tant'è che, per esempio, per noi una delle domande più frequenti
è proprio relativa al work-life balance, quindi anche pre-COVID intendo dire, quindi la possibilità dello smart working, la flessibilità di orari, e quindi in questo mondo che è molto più fluido, molto più veloce, bisogna rimanere fluidi e veloci anche nel continuare a formarsi e a proseguire un inserimento che diventi consolidarsi nel mondo del lavoro. Qualche spunto, cercando di buttare qua e là Devo essere, qualche no, no, informazione. grazie mille. Le devo solo chiedere, appunto, rammentare che siamo allo scadere del tempo, però, appunto, se deve No. concludere, ancora un paio di minuti, ci possiamo stare. E poi magari ci No. torniamo durante il dibattito. Sì. Quindi il commento è positivo, cioè nel senso che credo che magari non c'è tutto il supporto per quello che riguarda il sistema Italia, però ci sono gli spazi per. Si deve partire da una volontà e bisogna continuare a investire, questo sì, bisogna continuare a investire da entrambe le parti. Direi di concludere qua, di lasciare spazio a eventuali domande o all'altra Certo, relatrice. sì, ma ci torneremo senz'altro nella fase di interventi dal pubblico. Io la ringrazio anche perché appunto con la sua testimonianza anche del percorso scuola-lavoro ci ha permesso di toccare già alcuni elementi che ci permettono di individuare dove agire per rafforzare questo strumento. Ad esempio, lei citava appunto il fatto che sia molto oneroso per le famiglie e che ci sia anche un lavoro culturale di sensibilizzazione che va ancora fatto su questo strumento. Quindi, grazie mille, ci torneremo senz'altro. Io adesso invece passo la parola alla dottoressa De Vescovi, che come dicevo è CEO di Digitalai, alla quale chiedo di offrirci il suo punto di vista a partire dall'esperienza in questa startup, sia sulle difficoltà di accesso dei giovani al mondo del lavoro, ma anche sugli strumenti di cui hanno bisogno per appunto fare questa transizione che risulta essere veramente poco fluida nel nostro paese. Buonasera Francesca. Buonasera, grazie Carla. Mi sentite correttamente, giusto? Sì. Va benissimo. Innanzitutto ringrazio per l'invito. Mi ha fatto anche molto piacere ascoltare i relatori prima di me e ho trovato degli spunti veramente molto interessanti. Magari vi racconto un po' la nostra realtà, che probabilmente si colloca un po' un outsider rispetto a quanto è stato raccontato prima o nel mondo dell'education, però sta raggiungendo veramente degli ottimi risultati in termini proprio di occupazione e di fiducia anche che diamo ai ragazzi. E poi magari vi racconto un po' quelle che per noi sono delle buone pratiche che magari possono essere un po' spunto anche nel settore dell'education, del placement. Come tu dicevi, noi siamo una startup innovativa, vocazione sociale, siamo nati circa 2 anni fa e sostenuti da un fondo di investimento Oltre Venture, che è il primo fondo italiano più grande ad impatto sociale, quindi investono in realtà che hanno un impatto sulla società dal punto di vista della salute, del turismo, nel nostro caso appunto proprio dell'occupazione, favorire l'occupazione giovanile. Noi ci occupiamo quindi di percorsi formativi che siano assolutamente in linea con le competenze più richieste dalle aziende e in qualche modo siamo andate ad intercettare questo bisogno e questo chiamiamolo anche paradosso italiano, che è il cosiddetto skill mismatch, per cui da una parte ci sono le aziende che hanno migliaia di posti vacanti, soprattutto nell'ambito del digitale, del mondo della tecnologia, e dall'altra c'è una vastissima disoccupazione giovanile, addirittura under 25 solo un giovane su quattro lavora in Italia, e proprio perché uno dei tanti motivi è che non ha le competenze giuste, corrette per occupare i posti invece che sono a disposizione da parte delle imprese. Quindi noi cerchiamo proprio di connettere domanda e offerta, quindi da una parte abbiamo un network di imprese, sono circa una settantina, siamo partiti, ricordo, a maggio appunto di 2 anni fa.
che eravamo, siamo partiti con tre aziende, Vodafone, Microsoft e poche altre. Oggi ne abbiamo una settantina da L'Oreal, Nexi, Unipol, Zambon, Clementoni, Carpigiani, Gellify, Del Standard e veramente tantissime altre che ci dicono praticamente quali sono le competenze di cui hanno bisogno e noi realizziamo dei percorsi formativi che rispondono a questo tipo di esigenza. Quindi abbiamo disegnato un percorso, si chiama Sprint Master, che dura 3 mesi e mezzo. È una formazione, adesso chiaramente è online, ma lo sarà anche poi successivamente con dei momenti anche fisici di meetup, perché chiaramente vogliamo realizzare anche poi del contatto network con i nostri alunni, anche appunto vedendoli. Chiaramente in questo periodo è più complicato e la formazione online chiaramente ci ha dato anche un boost, perché stiamo coinvolgendo ragazzi da fondamentalmente si iscrivono da tutta Italia, senza poi sostenere delle spese poi per il trasferimento su Milano, che in particolare è la sede da cui siamo partiti. Questo tipo di master, di formazione, si basa su tre elementi principali. Il primo è che è una formazione molto molto pratica e tecnica, quindi è, diciamo, se vogliamo, un po' l'antitesi del sistema universitario italiano, che è una formazione molto, come dire, teorica. Noi siamo l'opposto, una formazione pratica basata sui tool e sugli strumenti del digitale. In particolare lavoriamo su tre ambiti, che sono quello di digital marketing, l'e-commerce e analisi dati. La formazione pratica quindi vuol dire che i ragazzi imparano gli strumenti, i tool di cui le aziende hanno maggiormente bisogno. Faccio degli esempi: Google Ads, Google Analytics, Python, SQL, l'Excel, che in assoluto resta il primo tool usato dalle aziende, Facebook Manager, Data Studio, e così via, proprio perché nel momento in cui arrivano poi al lavoro, sono, come dire, pronti a saper utilizzare questi strumenti che sono oggi assolutamente necessari. Questo tipo di formazione è erogata dai docenti, sono tutti professionisti del settore. Questa è stata una scelta strategica per noi, e peraltro più complicata anche per noi da gestire, ma anche più importante, perché sono persone che veramente insegnano l'ultima versione del software o l'ultima versione appunto interessante poi per poterci lavorare. E l'altro elemento principale noi abbiamo disegnato anche una figura, si chiama Personal Coach, che allena e motiva i ragazzi, quindi lavoriamo tantissimo sulle soft skill. Ad esempio, tutti i ragazzi lavorano con la modalità dell'agile working, in particolare con la metodologia Scrum, sanno utilizzare tool come Trello, Slack, che sono importantissimi poi oggi per le aziende anche che lavorano da remoto. E poi infine anche un elemento distintivo è il pricing. Il nostro master costa 4.000 euro, e rispetto a tanti altri competitor probabilmente costa un terzo, se non di meno, proprio perché il nostro obiettivo è quello di coinvolgere il maggior numero possibile dei ragazzi. Questo modello ci ha permesso come dire, raggiungere dei risultati molto, molto positivi e molto interessanti. Infatti abbiamo un livello, un tasso di placement del 94%. È un risultato, posso dire, incredibile, perché tra l'altro in quest'ultimo anno con il Covid gli stage sono diminuiti del 50%, che è un dato che ha proprio pubblicato Eleonora Voltolina nella Repubblica degli Stagisti, e noi siamo riusciti a mantenere questo tasso così alto. Ma perché? Perché formiamo ragazzi che hanno questo tipo di skill richieste dalle aziende. E poi un altro elemento importante, che se vogliamo potrebbe essere anche un suggerimento alle politiche per il lavoro, alle APL, quello abbiamo creato una piattaforma, l'abbiamo chiamata Meet and Match Our Talent, ed è una sorta di bacheca in cui le aziende sono autonome a scegliere i candidati più in linea per i loro profili. Quindi abbiamo cercato il più possibile di digitalizzare, di automatizzare domande e offerta, in modo tale che direttamente le aziende possono selezionare i candidati più in linea con poi degli algoritmi che sono dietro appunto a questo tipo di selezione, quindi utilizzando una serie di filtri sulle competenze, la località,
la tipologia di tool richiesti, posso identificare i profili più in linea. E questo devo dire che ha velocizzato tantissimo il placement, per cui noi entro 2 mesi dalla fine del master garantiamo appunto questo placement del 94%. Quindi questo secondo me è anche un altro elemento importante, proprio di quello di creare una piattaforma in cui domanda e offerta si parlino costantemente, e assieme poi ad insegnare questi strumenti digitali più richiesti, sono stati forse i due elementi che ci hanno fatto crescere notevolmente. Quindi ad oggi abbiamo coinvolto più di 250 ragazzi, stanno lavorando tutti nelle aziende anche più, insomma, che ho citato prima. Devo dire in tutta Italia, nel senso che adesso ormai, avendo chiaramente ragazzi che si iscrivono da ogni parte d'Italia, stiamo attivando convenzioni con aziende che possono andare dalle Marche come appunto Clementoni, dalla Sicilia come Donna Fugata, Marchesini a Bologna. Quindi veramente stiamo cercando di essere più capillari possibili e offrire questa opportunità ai ragazzi. Quindi questi sono un po' gli elementi distintivi. Un altro elemento importantissimo è quello di monitorare il mercato del lavoro. Noi lo facciamo costantemente, ogni 6 mesi facciamo una ricerca con le nostre aziende partner, e proprio sui nostri canali social è stata pubblicata l'altro giorno una ricerca, è stata presentata poi alla Milano Digital Week, si chiama Short Term versus Long Term, strategie per digitalizzare il business con le competenze giuste. E proprio diciamo, la metà delle nostre aziende ha dichiarato di andare avanti con le assunzioni per i giovani. Purtroppo il blocco dei licenziamenti, come è stato detto prima, ha penalizzato, se vogliamo, anche l'ingresso dei ragazzi nel mondo del lavoro. Dall'altra parte, però, il mondo digital è cresciuto tantissimo. L'e-commerce è schizzato, è cresciuto del 150%, tutte le web company hanno visto i loro fatturati crescere del 20%, questo dal report di Mediobanca. Quindi chiaramente questo qui c'è stato, come dire, un vento favorevole per noi in un clima comunque molto difficile, perché ci sono state anche altre aziende che hanno visto appunto frizzare, come un termine un po' di risorse, un po' HR, le loro posizioni. Quindi costantemente significa che interrogare le aziende e chiedere quale che tipo di competenza è assolutamente importante. E da questa ricerca poi un dato interessante che emerge è quello che una delle professioni più richieste è quella proprio dell'analista dei dati, data analyst. E infatti ci ha fatto lanciare un percorso che si chiama Mastermind Data, focalizzato proprio per insegnare ai ragazzi l'analisi dei dati, sia del mondo del marketing, delle vendite, eccetera, proprio perché oggi non si può prescindere dall'analizzare, dall'utilizzare i dati per poi determinare determinate strategie di business. E quindi ancora una volta il match tra domanda e offerta siamo riusciti a farlo, identificando poi le competenze più corrette. Poi, se posso chiudere appunto il mio intervento in generale, io penso che ci siano una serie di elementi. Poi, tra l'altro, scrivo anche sul Sole 24 Ore, su Alleiop, quindi sui temi di giovani e lavoro, insomma, ne scrivo da tanto tempo. Ho visto tante cose migliorare, altre invece, ahimè, non tanto. Però sicuramente abbiamo un tema di orientamento che non facciamo nelle scuole, quindi ci sono dei percorsi di eccellenza, li hanno citati prima i relatori, come ad esempio gli ATS, che però sono pochissimo conosciuti, ma sono invece delle formazioni molto, molto interessanti, anche assolutamente in linea poi con la domanda di lavoro. Quindi l'orientamento è sbagliato, perché oggi, ancora oggi, la maggior parte dei ragazzi sceglie i propri percorsi indirizzati più sulle proprie passioni o la vicinanza da casa che non per l'effettiva offerta di lavoro. E poi anche il nostro
nostro sistema educativo confrontato a quello dei nostri colleghi europei, dei ragazzi europei, è quello più lungo, più farraginoso e anche più lontano dal mondo del lavoro. Anche gli stessi professori, chi lavora all'università, non ha mai lavorato in azienda. Nel nostro team proveniamo tutti, come diceva il primo professore il professor Pastore inizialmente, abbiamo tutti un background legato proprio a esperienze lavorative. Io stesso ho lavorato come HR tantissimi anni in Vodafone e quindi so esattamente il tipo di competenze necessarie. Quindi ci sono tutta una serie di elementi anche dal punto di vista di orientamento e anche proprio di formazione un po' sconnessa dal mondo del lavoro, che in qualche modo più che avvicinare i ragazzi al lavoro li allontanano. Quindi per questo motivo abbiamo deciso di lavorare, di inserirci appunto in questo settore. Stiamo crescendo tantissimo perché abbiamo sempre più ragazzi iscritti. Tipicamente noi ci rivolgiamo a ragazzi laureati in discipline, quelle che oggi vengono definite deboli, ma che sono anche la stessa economia, addirittura anche ingegneria gestionale. I ragazzi quindi super preparati, però non sanno nulla di digitale, anche gli stessi laureati in economia non hanno idea di come utilizzare un Excel, peccato però che invece le aziende richiedono questo. Quindi diciamo così, un po' il mio invito è quello di prendere come spunto nel piccolo quello che stiamo costruendo, che ritengo essere molto sostenibili in termini appunto sia di risultati che proprio di modello sia formativo che proprio lavorativo che stiamo costruendo. Grazie. Grazie mille per l'intervento preciso, arrestato al 15° minuto. E grazie per la presentazione di Digital Lime, ma anche appunto per il punto di vista su la necessità che c'è di agire ancora una volta su questo scollamento che c'è tra una formazione teorica e una formazione pratica, che mi viene da dire ci permetterebbe anche di in qualche modo andare oltre quella retorica in cui spesso si cade quando si parla di skill mismatch tra lauree utili e lauree inutili. Se invece si riuscisse a appunto collegare una formazione teorica a una pratica, si potrebbero immaginare delle riconfigurazioni di curricula, di percorsi personali, di costruzione del proprio background, che permetterebbe probabilmente di valorizzare entrambi gli aspetti entrambi gli aspetti formativi. Io a questo punto ringrazio le relatrici e i relatori del panel e chiederei alla regia se ci sono domande dal pubblico, se nel frattempo si è prenotata qualche commento o qualche domanda, o vi invito a farlo se desiderate intervenire. Queste sono le mie. Ancora no? Allora, nel frattempo, per far sciogliere il ghiaccio tra chi ci sta ascoltando, faccio io una prima domanda appunto su questa mancata commissione tra teoria e pratica, che mi sembra di capire dagli interventi che abbiamo ascoltato, ad esempio dalle difficoltà di alternanza, dello strumento dell'alternanza scuola-lavoro, si evince che manca appunto questa commissione tra teoria e pratica. Un'esperienza come quella di Digital Lie nasce proprio per fare da ponte. Allora mi chiedo, in Italia probabilmente persiste ancora questa tendenza a dividere le fasi della vita tra una fase in cui ci si forma, si va a scuola, e un altro momento della vita in cui invece si va a lavorare e si separa il momento dell'apprendimento da quello dell'attività pratica. E quindi vi chiedo se anche voi avete la percezione che ci sia ancora questa percezione culturale di due momenti della vita, uno destinato allo studio, uno destinato al lavoro, e
come bisognerebbe agire per andare oltre questa narrazione, questa percezione, sia dal punto di vista delle aziende che del sistema formativo, ma anche di sensibilizzazione, probabilmente proprio culturale, quindi anche rispetto al discorso che faceva la dottoressa Segato di rendere i giovani proattivi. E chiederei alla regia magari se può invitare i relatori e le relatrici a riaccendere la telecamera, perché sennò non ho idea di chi ha voglia di rispondermi. Non so se qualcuna o qualcuno intanto vuole dire qualcosa, vuole re replicare a quello che ho appena detto. Ma sì, assolutamente l'ottica è un po' quella che viene chiamata long life learning, quindi di una formazione continua, quindi come dire, i tempi in cui ci si laureava, finiva così la formazione e come si iniziava la propria carriera sempre nella stessa azienda, ovviamente è tramontata, è finita. Oggi ci sono sicuramente molti più passaggi anche di carriere all'interno di aziende, di realtà diverse da start-up, organizzazioni più ampie, scale-up, imprenditori, freelance. Oggi chiaramente soprattutto anche la generazione Z è cambiata molto, ha aspettative anche molto molto diverse e quindi non è detto anche che le grandi aziende siano, noi abbiamo dei ragazzi che hanno addirittura rifiutato dei posti in aziende per cui non lo so, sarebbero stati il sogno, non lo so, di mia mamma, ma hanno preferito magari start-up appena nate, proprio perché per la possibilità anche di poter imparare gli ultimi tool o sono ultimi strumenti poi anche a disposizione. Anche il tema, per esempio, di tante aziende, sto pensando a Google, a Facebook, che offrono anche dei corsi brevi, gratuiti e anche delle certificazioni, secondo me. Questi sono super importanti da poter fare, ma anche da grandi. Io stessa ho preso la certificazione di Google Analytics, mi è servito tantissimo anche per capire il nostro sito, l'utilizzo, e non possiamo ignorare l'innovazione che ci sta chiaramente travolgendo nell'ambito del digitale e viverla, come dire, solo da consumatori. Anzi, se la viviamo da protagonisti, riusciamo anche a capire le logiche che ci stanno dietro. E quindi la prossima volta prima di acconsentire a qualche box sulla privacy, ci pensiamo ad esempio due volte se sapessimo tutto quello che c'è dietro questo tipo di algoritmi. Grazie. Condivido anch'io che il cambio culturale della separazione in fasi va fatto da entrambe le parti, ma più che entrambe le parti, almeno tre i componenti che devono fare questo cambio culturale, che sono sicuramente il mondo scolastico, il mondo delle imprese, del mondo del lavoro e anche degli interessati. Perché da una parte bisogna accettare il fatto noi come aziende, appunto, di prenderci cura, di pensare che tutte le nostre risorse, soprattutto le giovani, sono comunque da una parte ricche di energie, ricche di nuove conoscenze, ma anche vanno continuamente coltivate, mantenute e sviluppate a 360 gradi, perché tante volte una risorsa viene un pochino, può essere facilmente abbandonata, o se non è subito reattiva quanto noi ci attendavamo, si tende, sì, non è facile educare anche i manager che li seguono a diventare parte del processo formativo e di crescita delle risorse. Dall'altra, anche le nuove risorse devono capire, devono vivere questa prima parte o questi spazi di collaborazione come vera formazione. E quindi investire anche nella scelta dell'azienda, anche da questo punto di vista, scegliere aziende che diano la possibilità di. E nello stesso tempo anche la scuola, che deve sempre più trovare spazi, di interazione anche sui programmi, perché se incominciamo da là a capire quali sono le necessità del mondo del lavoro, faremo in modo che questo mismatch sia sempre più piccolo e più limitato. Realtà come l'ITS aiutano e supportano questo, come i PhD, come le esperienze di alcuni
co-work space condivisi, collab, aiutano a ridurre queste distanze. È un fatto proprio sì, culturale, perché ci sono ancora dei ragazzi che appena arrivano, sì, perché hanno magari il master, hanno fatto già una parte di stage e quindi hanno un certo tipo di aspettativa. Ciononostante, per noi sono ancora degli investimenti forti, perché prima di arrivare magari a realizzare o a essere completamente operativi in azienda, hanno dei passi da fare. Come tutti i cambi culturali non avvengono dall'oggi al domani e richiedono impegno e costanza da tutti gli attori in gioco. Certo, grazie. Non so se, professor Pastore, se ecco. Sì, beh, devo dire che sono molto colpito, interessato dalle relazioni delle nostre ospiti, dalle aziende. È vero, i professori non sanno, non conoscono la vita aziendale, questo è assolutamente vero, ed è chiaro che ci vuole una maggiore integrazione tra mondo del lavoro e mondo dell'università per rompere questo schema sequenziale, no? Prima istruzione, poi formazione professionale. Invece dobbiamo andare verso il sistema duale, è stato detto bene da Seghezzi e condivido pienamente, ne parlo sempre in tutti i miei scritti, i miei editoriali sul Fatto Quotidiano, sulla voce.info, quindi trovate lì anche approfondimenti su diversi temi, apprendistato, ITS, eccetera. Abbiamo fatto da poco un convegno a Milano. Diciamo che c'è un grande interesse, io noto, non so se perché forse mi invitano sempre tra persone che hanno questo atteggiamento culturale, però io noto che ci si sta sviluppando tantissimo la consapevolezza della necessità di creare un sistema duale, cioè di introdurre, di iniettare il vaccino duale nel sistema sequenziale italiano e farlo al più presto possibile in tutti gli ambiti possibili e immaginabili, dagli ITS all'apprendistato. Facciamo anche l'apprendistato scolastico. Io ho conosciuto il preside di una scuola tecnica di Novara che voleva fare l'apprendistato alla tedesca, non glielo fanno fare, perché il programma tu lo devi comunque fare secondo l'istituto tecnico, secondo le regole, cioè il programma curriculare tu lo devi fare. Quindi lui aveva grande difficoltà perché questi ragazzi come facevano a fare il programma curriculare e poi andare in azienda? Quindi lui si è inventato una specie di sistema a modo suo, però ecco, invece ci vorrebbe un intervento legislativo in questa direzione, così come gli ITS andrebbero sviluppati molto. Poi però dobbiamo anche dire una cosa, io sono un terrone e me ne vanto, sono per la Repubblica, cioè il Regno delle Due Sicilie, e quindi da buon terrone penso sempre che ci sono due realtà in Italia, una è quella di Electrolux e quella delle start-up milanesi e un'altra è quella dell'Acquaiuolo di Napoli, che è una piccola impresa che vende, diciamo. Però ecco, anche lì, anche a Napoli, io credo che ci sia un dinamismo interessante. Napoli non è più quella di una volta, è una città che vuole essere efficiente. I nostri giovani io sono orgoglioso dei miei laureati, so che vanno a Milano e sono apprezzati tantissimo. Ce ne sono diversi che lavorano in diverse società finanziarie, diverse anche start-up, eccetera, e so che si difendono molto bene e sono molto apprezzati. Quindi i nostri giovani sono dinamici, efficienti e vogliono cambiare anche il sud. Però ecco, la realtà che c'è lì al nord non è proprio la stessa che c'è qui al sud, quindi anche questo criterio duale nel sud è più difficile da realizzare. Questo dobbiamo metterlo in evidenza. Probabilmente, forse anche queste start-up del nord dovrebbero fare uno sforzo per impiantarsi al sud, forse il sud dovrebbe cercare di svilupparle anche al sud, queste start-up, per dare queste occasioni ai giovani, perché poi molti giovani napoletani vanno a Milano, però poi vorrebbero ritornare anche e portare indietro queste esperienze, però poi si crea, perché il capitale umano, come sappiamo, è complementare al capitale fisico.
Cioè, se io ho delle skill molto sviluppate nella digital economy e vado in un'area dove questa digital economy non c'è ancora, le mie skill sono poi difficilmente utilizzabili. Quindi diventa una specie di effetto locking in e loro si sentono un po', diciamo, bloccati a rimanere lì. Quindi dobbiamo anche pensare a diffondere lo sviluppo e queste nuove attività di ricerca in tutto il su tutto il territorio nazionale. Beh, si potrebbero dire tante tante altre cose, mi fermo qua, ma se poi c'è qualche sollecitazione interveniamo più nello specifico. Sì, intanto grazie per questa importante puntualizzazione appunto rispetto al meridione. E nel frattempo sì, c'è la prenotazione di un intervento della professoressa Loretoni. Chiedo alla regia di abilitarle il microfono. E vedo anche la webcam del professor Pirni, quindi dopo la professoressa Loretoni apriamo anche il microfono al professor Pirni. Mi sentite? Sì. Sì, benissimo. Se Allora, vuoi puoi grazie. abilitare anche la webcam, Anna, a piacere tuo. Ok, è abilitata? Ok, Esatto, perfetto. dunque grazie alle relatrici e ai relatori. Io volevo fare due osservazioni. La prima è questa, cioè spesso le aziende. Giustamente, insomma, le aziende si lamentano del fatto che le università, io insegno in università, insegno alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che spesso, insomma, le università non formano in modo adeguato, eccetera. E questo è sicuramente vero, perché anche le università devono muoversi nella direzione, insomma, di una formazione che sia in maggiore sintonia con quello che poi il mercato richiede. Però da un altro punto di vista, penso che, cioè, ritengo che pensare ad una formazione che sia direttamente ed esattamente spendibile all'interno dell'azienda, no, sia un po', come dire, un desiderio irrealizzabile. Cioè, se alla scuola Sant'Anna arriva una giovane ricercatrice che ha fatto magari un master a UCL, che ha fatto un dottorato all'LSI, eccetera, e arriva da me, beh, io non posso prescindere, diciamo, da una fase, diciamo, anche di formazione rispetto al contesto. E qui vengo anche all'ultimo riferimento, appunto, al contesto che faceva Francesco Pastore, nel senso che ho bisogno, insomma, di fare una formazione, certo limitata nel tempo, non posso investire anni in questa direzione, però che sia una formazione che sia spendibile nel contesto specifico della mia università, che è un'università che forse ha un'impronta molto aziendalistica, che richiede ai giovani ricercatori di fare fundraising per quanto riguarda progetti di ricerca e così via. Insomma, ecco, voglio dire che anche le aziende, secondo me, dovrebbero mettersi nella logica di fare un loro percorso anche, no? Indipendentemente da quello che poi le università possono produrre in termini di hard skills, di soft skills, eccetera. Questo è il primo punto e non so se è una considerazione su cui avete in voglia, insomma, interesse a dire qualcosa. L'altra questione riguarda un po' più specificamente il caso italiano e mi pare di aver capito, insomma, soprattutto sì, insomma, dai diversi interventi che si sono susseguiti, che come spesso avviene nel nostro paese, un ruolo, e forse in tutti i contesti, ma cioè nel nostro paese questo ha un peso veramente rilevante. Quanto conta la mentalità, quello che i sociologi chiamano, no, definiscono mentalità in senso tecnico, insomma, che non è quel termine, diciamo così, che ha un significato nel senso che siamo più colloquiali, in cui siamo abituati ad utilizzarle. Allora, penso che davvero, qui davvero c'è un ruolo che le università potrebbero assumere. Come dire, ci dovrebbe essere davvero una sorta di educazione civica al lavoro, nel senso che dovremmo insegnare ai nostri giovani, alle nostre giovani, che il lavoro è qualcosa che si costruisce nell'arco del tempo, lungo tutta la fase della vita, che ci sono fasi in cui appunto è necessario anche ritornare alla formazione. Ecco, questa è una, appunto,
Appunto, io ora la chiamo così perché mi è venuta in mente questa definizione, un'educazione civica, un modello di professioni e di lavoro che spesso non c'è, perché noi appunto, ce lo faceva vedere molto bene anche Pastore, per esempio, quanto no, il nostro è un paese familista, no? L'hanno scritto e detto storici importanti, ecco, quanto ancora la dimensione della famiglia, della conoscenza sia... È importante appunto per trovare il lavoro. Ecco, mi chiedo quanto ancora i giovani e le giovani oggi si affidino a questo tipo di reti, diciamo, di reti, di strutture appunto sociali, di conoscenza familiare e così via. Dobbiamo, insomma, io vivo in un contesto, insegno in un contesto particolare perché i miei studenti, i miei allievi sono sicuramente molto preparati, arrivano già dopo un processo di selezione molto ampio, però a livello, ecco, più complessivo, più generale, credo che davvero dobbiamo fare qualcosa sin dal liceo, insomma, per cambiare questa mentalità che resiste, guardate, perché anche io mi occupo di questioni di genere, anche dal punto di vista, no, dell'affermazione delle donne, dell'ingresso delle donne nel mondo del lavoro, soprattutto in quelle dimensioni delle materie STEM, dove le donne sono appunto così scarsamente presenti. Abbiamo spesso molti strumenti giuridici, tecnici, in termini di policies, però poi la mentalità è ciò che frena, è ciò che impedisce il cambiamento, è ciò che impedisce la trasformazione. Quindi qui davvero ci vorrebbe un'alleanza, ecco, tra mondo della formazione in senso ampio, non solo dell'università, mondo dell'impresa, per far sì che questa mentalità cambi, insomma, e si avvicini forse a contesti anche di altri, ai contesti di altri paesi. Perché, per esempio, la cosa, e concludo con questo, la cosa che diceva Pastore, il sussidio di disoccupazione, di cittadinanza è molto generoso e questo crea diciamo, produce un senso, diciamo così, di non impegno, no? Da parte di chi lo riceve. Però in Germania il sussidio di disoccupazione ora io ho presente, perché ho vissuto in quel paese per un periodo, altri, insomma, però un po' di tempo fa, non so se le cose sono cambiate, però il sussidio di disoccupazione era legato allo stipendio di provenienza, quindi per esempio se uno aveva lavorato in banca era comunque molto molto alto, eppure in quel contesto, diverso sicuramente da quello di un paese meridionale, cattolico, insomma ci sarebbe ovviamente tanto da dire, come l'Italia, non produce insomma una mentalità per cui si resta nel contesto del sussidio di disoccupazione senza cercare lavoro. Quindi ancora una volta, anche in questo caso, mi sembra che la mentalità, insomma, la cultura in senso ampio, insomma, giochi un ruolo importante. Grazie. Carla, non ti sentiamo. Carla? Sì, scusate, avevo il microfono spento. Dicevo, chiedo alla regia di aprire il microfono di Alberto. Benissimo, prego. Ecco, grazie allora, grazie anche da parte mia per questa serie di riflessioni che ovviamente per essere opportunamente ringraziata bisognerebbe di una prosecuzione analoga, no? Il mio modo per ringraziarla e proseguire a discutere, insomma, ecco. E allora provo a fare. Proprio cercando di interpretare quello che dicevi in avvio, provo a fare una domanda, cioè tra le altre cose l'idea dell'università fuori dall'università. Vorrei rivolgermi non immediatamente all'universitario, ma invece alle nostre due ospiti che vengono da noi delle aziende che ci hanno portato affreschi di pari e grandissimo interesse, a mio avviso. E faccio una prima domanda tecnica ai non tecnici o alle non tecniche, se posso permettermi, e vado a uno dei punti di avvio, cioè a chi stiamo parlando o a chi state parlando o per chi state parlando. Mi spiego meglio. Dal vostro punto di vista, dove partireste per motivare o ribattere in breccia il tema dei NEET, cioè di coloro i quali non vogliono avere un percorso formativo ulteriore, non stanno cercando lavoro né vorrebbero fare altro tipo di attività. Cioè, è chiaro che questo è un percorso che è una risposta che avrebbe bisogno di una
di un approccio psicologico, sociologico, di cultura sociale del lavoro, lo diceva bene poc'anzi la professoressa Loretoni. E tuttavia è interessante capire chi magari questa partita non la gioca, cioè voi parlate a persone che stanno già cercando lavoro, che tipo di impressione avrebbe su questo aspetto? Primo tema. Secondo tema, che prolunga, se mi permettete, un po' magari la zona di minor comfort, che vi chiedo di interpretare, è il tema dei rapporti con le scuole. Ora, noi abbiamo fatto una riflessione che in questa sede abbiamo fatto, stiamo facendo e faremo come Frosting Club e in collaborazione con Scuola Sant'Anna. Questa riflessione è partita nel seminario precedente, prolungata con questo e credo ancora estendentesi, no? Stiamo ospitando ottime esemplificazioni di aziende che vanno nelle scuole o fanno percorsi con le scuole. Ricordo il passaggio della dottoressa Segato, diceva il tema della formazione duale è sicuramente una delle frontiere, no? La possibilità di stare in parte in azienda, in parte in scuola, perché poi, come dire, profila un percorso in parallelo che ha necessariamente un exit presso l'azienda che ha fornito la dualità, innanzitutto, no? Mi chiedo, auspicabilmente, o comunque non vocazionalmente in quella direzione lì. Mi chiedo, vi siete chiesti come le scuole accettano voi, come le scuole rispondono alla vostra domanda di ingresso? Cioè, siete i benvenuti, i ben tollerati o le persone che devono meglio, più e meglio essere amalgamate nel percorso? Mi spiego, perché spesso da parte dei docenti, io invece mi trovo spesso a formare non chi va magari presso lavoro, ma o comunque a fare percorsi insieme a docenti, spesso il tema è abbiamo difficoltà a contemperare una buona formazione di base, quale le nostre scuole hanno, con mille esigenze dai mondi esterni alla scuola che vogliono o che chiedono, che necessitariamente hanno bisogno di essere qui con noi. E quindi rischiamo di creare persone meno formate perché devono essere persone già più formate ai mondi esterni. Ora, vi siete chiesti come il vostro ingresso può essere compreso dall'altra parte, e se questo mismatching non c'è solo da scuola a mondo del lavoro, ma anche da mondo del lavoro a scuola? Vi ringrazio per la vostra attenzione. È vero, sono due mondi paralleli praticamente che non vogliono incontrarsi mai, ognuno geloso della propria autonomia e delle proprie prerogative, del proprio potere, della propria anche specificità. Quindi è chiaro che c'è una reciproca problema di comunicazione, c'è un'incomunicabilità. Probabilmente il problema non è un caso che il sistema tedesco funziona. Perché da diversi secoli che loro l'hanno costruito sul sistema delle gilde, che nascevano proprio dal settore dell'apprendistato. Quindi lì l'impresa Givas era allo stesso tempo un ente formatore. È chiaro, richiede questo, come ha detto, mi sembra, la Segato, una responsabilità sociale da parte dell'impresa, una capacità da parte dell'impresa di porsi come parte della propria funzione obiettivo, quello della formazione professionale. Questo comporta anche dei costi. Io ho parlato, sono andato a visitare la Ducato, che ormai non è più una ditta italiana, ma è un'azienda che fa parte del gruppo Audi Volkswagen, e mi spiegò il manager della Ducato che per poter fare l'alternanza scuola-lavoro hanno dovuto creare una stampante 3D, una pressa 3D. Nella loro azienda, e era costata 500.000 euro. Era stata fatta apposta per formare i giovani e fargli fare l'alternanza scuola-lavoro al loro interno. Quindi è chiaro che le aziende anche devono fare un passo in avanti. Nella cultura tedesca questo è una cosa normale, cioè l'azienda tedesca si considera non solo un luogo di produzione, ma anche un luogo di formazione. E quindi ecco che l'azienda ha questo tipo di approccio e quindi si muove cercando di andare incontro al mondo della formazione, al mondo dell'istruzione, cerca l'interazione con le scuole, capisce l'importanza
dell'interazione con le scuole. Io una volta ho partecipato a un convegno in Germania, ero seduto accanto al ministro del lavoro di non so quale stato, penso che fosse Baden-Württemberg, una cosa del genere, e lui mi disse: ma come fanno le imprese italiane a non capire che hanno bisogno delle scuole per formare i loro lavoratori? E come fanno a non capire che devono interagire con le scuole per formare i loro lavoratori? Quindi credo che indubbiamente ci vuole un passo in avanti da parte di tutti e due, cioè sia il mondo della scuola che a volte ha veramente i preconcetti, dobbiamo dirlo, io come professore so che è così, la scuola e anche l'università. Ogni volta che si parla nei dipartimenti, nei consigli di dipartimento della possibilità di fare degli stage, ci sono una serie di interventi da più parti che evidenziano tutti i limiti degli stage in azienda e così via, anche perché siamo poco preparati, quindi c'è una reciproca incomunicabilità. Dovremmo invece, io credo che ecco, il Recovery Fund dovrebbe fare qualcosa per creare degli incentivi anche economici, perché è vero che è una questione di attitudini, come diceva la professoressa, però queste attitudini a volte, se sono mosse da qualche interesse economico, potrebbero, diciamo, cambiare. Per esempio, se le università, che riescono a formare anche degli stage, a creare degli stage nelle aziende, hanno per questo degli incentivi finanziari, magari per i docenti che se ne occupano, oppure per l'assunzione di altro personale che si occupi di questo, altre cose di questo genere, questo potrebbe essere, diciamo, un aspetto importante, concordare, diciamo, l'alternanza scuola-lavoro ha cercato anche di creare questa cultura, no? Perché c'era questo comitato scientifico, tecnico-scientifico, che prevedeva il fatto di sedersi a uno stesso tavolo da parte sia di dirigenti scolastici che delle imprese, e però ecco, ci vuole tempo, bisogna un attimo, e poi là non c'era, ecco, questa, una riforma che è stata fatta le nozze con i fichi secchi, come si dice, cioè non è stato dato alcun incentivo economico alle imprese per partecipare all'alternanza scuola-lavoro, e l'hanno fatto solo quelle che avevano una loro, diciamo, vocazione a farlo. Invece, ecco, forse il Recovery Fund potrebbe, diciamo, se noi dall'università lo chiediamo, dalle scuole, probabilmente potremmo riuscire ad attivare dei percorsi, dei canali, delle iniziative che poi si spera a lungo andare siano sempre più feconde e creino anche questa comunicazione tra i due soggetti, in modo tale che diciamo, si costruiscano dei programmi comuni, si definiscono dei programmi condivisi di stage, di formazione, come accade nell'apprendistato tedesco. Io, volendo cercare di dare due risposte e dare il mio contributo invece a queste domande che sono abbastanza articolate e di cui veramente posso dare solo una piccola esperienza, una testimonianza, perché poi più astrazioni più generiche non credo di essere la persona più corretta per poterle fare. Riguardo ai NEET, coloro che non sono motivati a entrare nel mondo del lavoro, le aziende sostanzialmente non guardano, perché la motivazione è il primo requisito. E non possiamo certo innescarlo noi, lo cerchiamo magari di attivare, cerchiamo di incuriosire, di attrarre, ma certo non siamo il primo gradino della motivazione nelle persone. Quindi, in massima sincerità, non sono aspetti su cui andiamo a investire, cioè devono essere due parti che si incontrano, se non, cioè, non ci si sposa con qualcuno che non si vuole sposare, no? E quindi la stessa cosa accade tristemente anche in quello che è il rapporto di lavoro. Riguardo invece quello che è il rapporto con le scuole, noi l'abbiamo vissuto sempre in termini positivi, perché anche là si sono incontrati due volontà. Abbiamo collaborato con le scuole che erano pronte a collaborare, che cercavano partner per collaborare. Per cui questo tipo di scontro, diciamo così, di ambiti e di presidi,
di quello che è l'ambito formativo e del contenuto formativo dei percorsi, non è mai stato vissuto per quella che è stata la nostra esperienza in termini conflittuali, cioè magari è passata anche attraverso dei conflitti o delle argomentazioni o dei momenti di analisi, di sviluppo, ma che hanno portato sostanzialmente a un equilibrio tra le varie esigenze. Ovvio, in questo contesto in cui questa cosa non è un'abitudine, non è una forma mentis alla tedesca, ma è un'iniziale esperienza, c'è dentro un po' di tutto, perché ripeto appunto, siamo partiti con l'alternanza scuola-lavoro in questa versione di 3 settimane a fine giugno, con i ragazzi con la testa quasi mezza in vacanza venivano solo quelli fortemente spinti da una famiglia responsabile alle spalle, sostanzialmente. Queste erano le prime esperienze. Adesso è una cosa molto più diffusa, ci sono i ragazzi che anche tante volte i genitori che vengono a bussare alla porta in maniera anticipatoria rispetto magari a quello che può essere il rapporto con la scuola, perché sta incominciando a passare il fatto che quello è un momento prezioso. Però c'è già una grande differenza da quello che avveniva 8 anni fa. Quindi questa fa parte di un'evoluzione culturale che va costruita passo a passo, che dipende ovviamente anche da noi, perché tanto più interessante rendiamo quel momento, tanto più interesse si genererà nel tempo attraverso le testimonianze degli stessi ragazzi, per esempio. Con quelli che sono invece gli ambiti dove attraverso comitati scientifici o collaborazioni con docenti riusciamo a portare il nostro contributo e a chiederlo, anche là mediamente sono tutte relazioni che si fondano su degli interessi comuni. Credo che la formazione duale come i vari apprendistati, stage o qualsiasi formula si fondi sostanzialmente su un fine che deve essere comune: avere persone con le competenze giuste che trovano lavoro. Credo che sia un fine del ragazzo, sia un fine dell'ente formatore e sia un fine dell'azienda che assume. E quindi credo che poi lo strumento vada calibrato e di volta in volta, con buon senso, aggiustato a un'operazione fine, che non è che si fa una volta e poi si riformula in maniera standardizzata come si può fare con una lavatrice o un frigorifero, però credo che sia uno sforzo che tutte le parti devono mettere in gioco. Non mi stancherò mai di dirlo, perché come tutti i sistemi funzionano se ogni parte del sistema dà il suo contributo. Diversamente la vedo dura. Condivido pienamente. L'ultimo punto è che la cultura della dualità va creata nel corso del tempo. Ci vorrà tempo, però ci sono diverse esperienze e ognuna di queste sta dando un piccolo contributo e in diversi ambiti. Molte famiglie che all'inizio erano scettiche adesso sempre più lo riescono a capire, soprattutto quelle che erano scettiche, erano quelle meno inserite socialmente, quindi non riuscivano a capire l'importanza anche, diciamo, come dire, di pari opportunità che offre questo strumento, perché consente di superare il vincolo, diciamo, del proprio network familiare, quindi crea un rapporto diretto con le imprese, crea un network sociale, economico, diretto da parte del giovane nel mondo delle imprese, che non è da poco e che magari non tutti hanno attraverso la propria famiglia. Ora stiamo facendo uno studio con l'Ocse proprio su questo, cioè sul fatto che queste esperienze di lavoro fatte durante l'istruzione, il mondo dell'esperienza di istruzione, quanto possono incidere sul successo lavorativo dei giovani. Io credo tantissimo, stiamo trovando evidenza empirica per dimostrarlo. Grazie mille. Non so se Francesca De Vescovi voleva rispondere ad Anna Alberto. No, brevemente sul tema dei NEET, che sono un esercito di più di 2 milioni di ragazzi in Italia, chiaramente è molto complicato. Noi nei nostri corsi abbiamo una percentuale veramente minima, sotto anche al 10%, 1-2 ragazzi ad ogni corso che appartiene, se vogliamo, a questa categoria. Dei NEET un pochettino anche più motivati, che decidono anche di reinserirsi nel mondo del lavoro,
Non nascondo che su di loro abbiamo comunque, facciamo molta più fatica a fare in modo che terminino il percorso di studio e soprattutto poi entrino nel lavoro, non solo da un punto di vista proprio di acquisizione delle competenze tecniche, ma anche tanto da un punto di vista proprio psicologico, perché sono ragazzi molto più fragili. Quindi mi chiedo se possiamo mai essere noi un interlocutore adatto, quando invece servirebbe un sistema sicuramente molto più complesso, più lungo, che affronti in primis la questione più psicologica che non quella poi della preparazione delle competenze. Invece sui rapporti poi anche con mondi chiaramente più grandi, più universitari, più strutturati di noi, ad esempio noi inizialmente abbiamo collaborato con l'Università Cattolica di Milano, che in qualche modo ci ha aiutato a strutturare il percorso di questo master, l'ha valutato e ci ha aiutato anche a costruire la figura del personal coach. Diciamo che occupandoci come dire, di elementi di competenze molto vicine al mondo del lavoro, non siamo meno percepiti come antagonisti nella misura più assoluta, forse complementari o più vicini al mondo delle imprese. Sicuramente siamo apertissimi poi a poter collaborare con enti, con istituti che lo possono ritenere più opportuni per portare poi la nostra testimonianza, che ripeto, è più orientata poi di fatto a una preparazione immediata per il lavoro e certamente non può essere paragonabile minimamente a quella più strutturata universitaria oppure, come citava prima la professoressa Loretoni, di un PhD o comunque di percorsi sicuramente più ampi e complessi. Grazie. Allora, dalla regia mi dicono che non ci sono altre richieste di intervenire, e quindi non so se avete. Ok, no? Quindi io ringrazio sia le nostre relatrici e i nostri relatori, anche il professor Seghezzi che purtroppo è andato via prima, per i vostri interventi che sono stati effettivamente molto utili per legare delle proposte alle criticità che insomma sono state illustrate e che ormai conosciamo. Ringrazio anche chi ci ha seguito finora su GoToWebinar o su Facebook, non so, indipendentemente comunque, grazie per l'attenzione e per l'interesse al lavoro di Crossing Club. L'ultima cosa, solo per ricordare che la registrazione del seminario, una volta editata, sarà disponibile sul nostro sito e sul nostro canale YouTube e che appunto sia sulle nostre pagine social che sul nostro sito si trova un po' lo storico del progetto che stiamo seguendo. Quindi il materiale è a disposizione. Quindi grazie ancora e buona serata e a presto con le prossime iniziative. Buon lavoro a tutti e a Grazie, tutte. grazie Davide, a presto. Grazie. Arrivederci. Grazie a voi tutti, grazie molto. Buonasera.